Più piste ciclabili, più sicurezza per i ciclisti. A confermare questa affermazione sono i dati che a Ferrara, dove i chilometri di percorsi ciclabili sono quasi raddoppiati in 10 anni, vedono la diminuzione di incidenti stradali che coinvolgono ciclisti e la riduzione del 22% delle vittime su due ruote, ma anche dei feriti. E con l'obiettivo di garantire la sicurezza a questa utenza, considerata debole, è stato realizzato anche il tratto inaugurato questa mattina in Corso Isonzo. Con questo tratto di ciclabile di Corso Isonzo e Rampari di San Paolo arriviamo a 170 km di piste ciclabili in città. Solo 10 anni fa, nel 2007, erano 87,5 km, quindi in 10 anni li abbiamo praticamente quasi raddoppiati, intervenendo da un lato sulle piste ciclabili radiali, sul collegamento delle tante frazioni del nostro comune al centro storico, e dall'altro lato ricucendo i percorsi cittadini, come abbiamo fatto in questo caso. Un intervento che abbiamo realizzato con un contributo importante da parte di ANIA, che ci ha messo a disposizione 70.000 euro sui fondi per la sicurezza stradale, che ci ha consentito appunto di andare ad eliminare uno di quelli che era i punti neri, dove avevamo negli anni rilevato una importante incidentalità sia di pedoni che di ciclisti nel percorso urbano delle ciclabili della città. Questa operazione nasce per salvaguardare i cittadini dagli incidenti stradali, in modo particolare salvaguardare i ciclisti, che sono una fascia debole di utenza della strada e che quindi richiedono delle aree protette che possano consentirgli di non avere incidenti o insomma di essere salvaguardati quando decidono di utilizzare questo tipo di mobilità.